Ciao ed eccoci all'appuntamento di Recensioni Minute, che ormai è diventato il leitmotiv dell'estate, ovvero sia il bustone dei giochi. In realtà vi dico subito che quest'anno non ci sarà un vero e proprio bustone giochi, perché siamo arrivati in vacanza in aereo. Alle mie spalle vedete Minorca e quello che vedete là in fondo in lontananza è il mare che si vede da Calablanca, quindi non propriamente il mare di Calablanca, ma quello che si vede dalle vicino Calablanca un po' più sotto, così più stretta eccetera. Ma finiamo subito il tour turistico, perché quello che ci interessa sono i giochi da tavolo. Per quanto riguarda il criterio con cui abbiamo creato la finta busta di quest'anno, è stato che dovevamo far entrare tutto nei due trolley bagaglio a mano, quindi abbiamo suddiviso le due cose nei due trolley, non nel borsone imbarcato, perché avevamo paura A, che venisse perso, perché può capitare che quello imbarcato viene perso come bagaglio, e seconda cosa, abbiamo visto come li trattano normalmente, siccome abbiamo un borsone morbido avevamo paura che magari le scatole si sfondassero, le cose così, vabbè, un po' difisime da gamer, più che altro perché ci sono dei titoli più difficili da recuperare rispetto ad altri, altrimenti vabbè ce ne saremmo fregati. Allora, parto dai due pezzi grossi, quindi rispetto agli altri anni non vedrete i gioconi, i giochi un po' corposi, perché fisicamente non ci stanno, cioè dovevamo decidere di portarci o delle magliette di ricambio o vivere nella puzza, ma avere dietro dei giochi un po' corposi. Allora, uno per trolley ci siamo infilati Patchwork e Seven Wonders Duel, che ormai sono diventati un po' i nostri due giochi da due per quando siamo in gita. Quando siamo in giro di solito li giochiamo, a casa raramente, però quando siamo in giro ce li portiamo spesso. In entrambi i giochi vinco molto di rado, per non dire che in Seven Wonders Duel abbiamo guardato il blocchettino, non ho mai vinto contro una moglie, credo che sappiate tutti di cosa stiamo parlando, quindi non approfondiamo oltre. Poi qui di fronte ho Oh My Goods, che dovreste conoscere, c'è una mia minuta a riguardo, quindi un mini gestionalino fatto di carte con la sua espansione, rivolta in Longsdale, che in realtà aggiunge degli scenari, quindi ogni partita si gioca su scenari differenti. L'ho presa l'anno scorso ad Essen, ne abbiamo giocato già qualcuno, è una sorta non proprio di Legacy, ma semplicemente dopo ogni scenario si evolve la cosa, vengono aggiunte carte al mazzo base, quindi si va sempre più avanti. Sempre portabile Valley of the King, ve ne ho parlato di recente, un piccolo deck building, scatola super compatta, zero aria all'interno, quindi tutto viene tenuto preciso. L'apro perché dentro ci sono le ultime due carte di Storie Nere che ci siamo portate per il viaggio. Poi ho un Okiya, questo qui è comodissimo anche da portare in spiaggia perché sono solo dei tesserini, la scatola è super compatta, anche qua zero aria. Poi abbiamo queste due scatole, anche qua facili da mettere nello zaino davanti, nella tasca davanti dello zaino, scusate. Abbiamo un Famiglia, del quale sono super fan, nonostante ci sia un po' una strategia, diciamo, dominante. In realtà è dominante per modo di dire, perché tutti la possono giocare e raccogliere per primi le carte verdi, che sono molto più forti delle altre. Online lo gioco tantissimo, si vede la differenza perché finalmente in questo caso mi ho rivalsa sulla moglie, perché riesco a vincere di più io. Coloretto, perché è uno dei nostri preferiti, forse nella nostra top 10 dei giochi che piacciono entrambi allo stesso modo. Qua vedete l'edizione 10 anni di anniversario. Poi, salto questo perché ve ne parlo dopo, abbiamo Jaipur, gioco anche qua con scatola, con un sacco di materiali, super compatta eccetera, si gioca su più manche, tra vari su tre manche, quindi sempre per due giocatori. Abbiamo pochissima occasione di tirarlo fuori, quindi l'abbiamo portato un po' per quello, perché era tanto che non lo giocavamo. Forse l'ultima partita risale al giorno del matrimonio, se vi ricordate me ne abbiamo parlato prima di andare alla cerimonia, abbiamo fatto una partita a questo. Qua abbiamo Richelieu, in realtà tolto dalla scatola perché la scatola è tipo grossa così e dentro c'è un micro mazzettino di carte con dei tondini, quindi l'abbiamo tolto dalle case. Sempre di Schacht, questo autore molto bravo con due regole e tre carte in croce a fare dei giochi molto molto profondi, ve lo consiglio, è difficile da reperire ma ve lo consiglio nel caso giocatelo online. Questo è invece 51esimo State, anche qua tolto dalla scatola perché è super piena d'aria, è il mazzettone di carte con i token, quest'anno ha preso il posto del mazzettone di carte di Race for the Galaxy che di solito ci accompagna, per avere un gioco un po' tosto, ecco, avevo mentito, avevo detto che non c'erano giochi tosti, in realtà questo un'ora e mezza vi dura anche la partita. Ho Capital Lux, che avevo puntato un po' l'anno scorso a Essen, come vi ho fatto vedere è uno dei regalini che mi ha girato Joseph direttamente dalla Romania, della Ludicus Games, ci ha colpito molto, l'abbiamo giocato sia in due che in tre giocatori, ha un sacco di cose, ve ne parlerò più approfonditamente, forse uscirà anche in Italia, non lo so, comunque beh, Capital Lux è l'edizione internazionale. E poi abbiamo qua un Road to the Palace, che abbiamo preso in Giappone e ce lo siamo portati perché guardando le scatoline abbiamo detto ma questo com'è che era? Non ci ricordavamo nulla, non l'abbiamo ancora rigiocato in realtà,
Anche a riguardare le carte che ci sono dietro, non mi ricordo quasi nulla. Road to the Palace lo rigiocheremo nel caso ve ne riparlerò. Abbiamo un sacco di scelta, sta per finire la vacanza, quindi non so quanto ci giocheremo ancora. E infine 13 minuti. Qualche tempo fa vi ho detto che avevo provato a giocare a Twilight Struggle. Qualche tempo fa vi ho detto che non sono riuscito a giocare a Twilight Struggle. Qualcuno di voi mi ha segnalato che c'era un 13 Days, 13 giorni, che è la versione compatta di Twilight Struggle. C'è la versione compatta di 13 Days, che è 13 Minutes, che è fatto da 13 carte, 13 token a testa, e davvero non dico che dura 13 minuti proprio d'orologio, però il tempo è contenutissimo. Un gioco di maggioranze strettissimo in cui si sente l'idea di guerra fredda. Chiaramente rispetto a Twilight Struggle non c'entra nulla anche come dinamica di gioco, come tensione di gioco, ma un bel gioco di maggioranze per due, in cui si spostano molto gli equilibri e rischi che se prendi troppo rischi di perdere la partita. Molto probabilmente ve ne farò proprio una recensione perché mi ha molto colpito. Direi che chiudo qua. Ci vediamo a breve con nuovi filmati, perché quelli che state vedendo in queste settimane sono quelli che sono riuscito a registrare prima di partire per le vacanze, perché qua avevo paura non ci fosse connessione. Spero di fare l'upload di questo filmato con quello che mi rimane nel cellulare e vi dico un ciao e alla prossima.